Annibale. Annibale, figlio di Amilcare e fratello di Asdrubale e di Magone, soprannominato Barca da Barak, che in punico significava fulmine, nacque nel 247 a.C. Amilcare, dopo la sconfitta di Cartagine nella prima guerra punica, cercava la rivincita su Roma. Volle cominciare con l'invasione dell'Iberia, Spagna, e così intraprese la marcia lungo la costa del Nord Africa, fino alle colonne d'Ercole, accompagnato dal figlio Annibale. Pur con poche truppe e pochi finanziamenti, Amilcare sottomise le città iberiche scegliendo come base operativa la vecchia colonia punica di Gades, l'odierna Cadice. Egli riaprì le miniere per autofinanziarsi, riorganizzò l'esercito e iniziò la conquista. Fornendo alla madre patria convogli di navi cariche di metalli preziosi che aiutarono Cartagine nel pagamento dell'ingente debito di guerra con Roma, Amilcare ottenne finalmente grande popolarità in patria. Sfortunatamente, Amilcare morì durante l'attraversamento di un fiume. Venne scelto come suo successore Asdrubale. Roma doveva fronteggiare i Galli in Italia e in Provenza e così non riuscì a mantenere la sovranità dei territori fino a sud del fiume Ebro, che Asdrubale conquistò con relativa facilità. «Ce fanno sudasti i Galli!» Asdrubale morì nel 221 a.C. I soldati acclamarono il giovane Annibale loro comandante. Annibale aveva 26 anni, di cui 17 passati lontano da Cartagine. Il governo cartaginese approvò questa scelta. Annibale piacque perché aveva la stessa energia nel volto, l'identica fierezza negli occhi e la fisionomia del viso del padre Amilcare. «Per essere come lui, mi sono fatta crescere la barba!» Annibale trascorse 2 anni a completare la conquista dell'Iberia a sud dell'Ebro e così si sentì pronto alla guerra contro Roma. Decise così di muovere guerra a Sagunto, città alleata a Roma, con la motivazione che si trovava a sud dell'Ebro e quindi rientrava nei territori di competenza dei cartaginesi, non dei romani. «Mentre quelli combattono, ce la facciamo una partita a carte?» «Sì, sì, mi sa che va per le lunghe.» L'assedio durò 8 mesi. Terminò nel 219 a.C. con la conquista della città. «Bravo, è stata una partita, una battaglia davvero dura.» «Assedio? Mesi sì, anni no. Parola di Annibale.» I romani, dopo la presa di Sagunto, inviarono una basceria a Cartagine, in cui comandavano di restituire la città, consegnare Annibale e tutti i suoi generali, o di aspettarsi un tremendo attacco. Il senato cartaginese, ricevuta alla fine di marzo 218 a.C., la ambasceria romana, capeggiata dal principe del senato Marco Fabio Buteone, non accettò le condizioni dei romani. La guerra divenne inevitabile. Nella primavera del 218 a.C., sul finire di maggio, dopo aver lasciato il comando della Spagna centrale e meridionale al fratello Asdrubale, il giovane Annibale iniziò la grande marcia. 90.000 fanti, 12.000 cavalieri e 37 elefanti lasciarono Catargo Nova, con meta l'Italia. Dopo aver duramente combattuto contro le genti iberiche stanziate a nord dell'Ebro, Annibale con i suoi fanti e dei suoi elefanti raggiunsero la colonia greca di Emporion ed oltrepassarono i Pirenei, valicando il colle del Pertus, durante il mese di agosto.
Raggiunto il Rodano agli inizi di settembre, Annibale trovò ad aspettarlo Magilo, re dei Boi, popolazione della Gallia Cisalpina, venuto ad aiutare il generale cartaginese ad attraversare le Alpi al fine di combattere il comune nemico, Roma. Nel frattempo, il console Publio Cornelio Scipione, padre del futuro Scipione l'Africano, che aveva radunato in agosto il suo esercito a Pisa per imbarcarlo alla volta della Spagna, venne raggiunto dalla notizia che Annibale aveva varcato i Pirenei. Il console Publio Cornelio Scipione decise di bloccare i cartaginesi sul Rodano poiché, non essendo il fiume guadabile, Annibale avrebbe dovuto costruire un ponte di barche per attraversarlo col suo imponente esercito, con conseguente rallentamento nella marcia. Così il console veleggiò verso la città alleata di Massilia, l'odierna Marsiglia, alle foci del fiume, ma il generale cartaginese volle evitare lo scontro, poiché il suo scopo era di arrivare in Italia e fomentare la sollevazione delle popolazioni assoggettate dai Romani. Così, dopo aver fatto passare il fiume all'esercito, elefanti compresi, puntò verso nord, risalendo a fianco del corso del Rodano con l'intenzione di valicare le Alpi. Annibale valicò dunque le Alpi. Era la fine di ottobre e Annibale riuscì a raggiungere la pianura padana poco prima dell'inverno, mantenendo quell'effetto sorpresa che voleva ottenere. Sconfiggendo tribù montane, difficoltà del terreno e intemperie, Annibale aveva compiuto una delle imprese militari più memorabili del mondo antico. Solo uno dei 37 elefanti partiti dalla Spagna si salvò. Quindi mosse lungo la valle del Po, sconfiggendo i Romani, guidati dal console Publio Cornelio Scipione. In una scaramuccia presso Vittimule, lungo il Ticino, costringendole ad evacuare buona parte della Lombardia. Battaglia della Trebbia. Annibale poi attaccò al fiume Trebbia, vicino Piacenza, le forze di Publio Cornelio Scipione. La battaglia anticipò quella di Cannes. L'eccellente fanteria romana si incuneò nel fronte dell'esercito cartaginese, ma i romani furono accerchiati ai fianchi dalle ali della cavalleria numidica. Vinta la battaglia della Trebbia, con le sue truppe l'unico elefante sopravvissuto all'inverno, attraversò quindi l'Appennino senza incontrare opposizione. Lo attendevano grosse difficoltà nelle paludi dell'Arno, dove perse molto delle sue truppe per i disagi e le malattie, e dove egli stesso perse un occhio.